una persona che comunque a Roma ha continuato a voler bene, seppur contestata tanto. Io credo che trattandosi di un personaggio politico che è stato al potere per moltissimi anni è comprensibile che ci siano delle critiche. Io posso dirvi soltanto che avendo vissuto veramente vicino a lui, cioè non avendolo osservato da lontano, ma avendolo visto, posso essere in questo caso più che avvocato testimone. Era una persona che aveva una grandissima umanità. Chi ha sentito nell'omelia il sacerdote sa che alcune cose che sono state dette erano cose quotidiane. Quando lui dice ogni tanto stava con le persone semplici, ogni sabato, stando al potere, era consapevole del fatto che lui doveva forse stare ancora di più con le persone semplici. Lui mi diceva sempre, lo sai perché la gente mi vuole bene? Perché io sono popolano. Lui riceveva a Piazza San Lorenzo in Lucina tutte le persone, le più povere, le più semplici, che gli chiedevano anche una carità o anche una parola. A volte portavano dei bambini piccolissimi per farsi fare una carezza dal presidente, una cosa emozionante. Poi è chiaro, vedo tutte le polemiche che ci sono, un po' mi arrabbio e poi sorrido perché dico è gente che non lo conosce. Ma la risposta forse è proprio dei tanti, della tanta gente comune che è qui sono oggi, sempre, forse più degli altri. Io la gente che ho visto qui in questa piazza, credo tra l'altro che appunto è una testimonianza concreta, perché non è che era una cerimonia pubblica o una cerimonia in cui erano richieste personalità. Le persone che riempivano la chiesa e la piazza, molte delle quali tra l'altro io avevo intervisto, sono persone che non è che sono venute qui per farsi riprendere o per avere qualcosa, perché hanno capito chi era. Io ho visto gente con le lacrime fuori a chilometri di distanza, a me sono piaciute le lacrime a chilometri di distanza da questa chiesa, bellissime. Grazie. 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 Grazie.